si torna in Parlamento, dal Senato in questo caso alla Camera. Ecco, la sua battaglia era con il candidato del centro-sinistra e ci pare che insomma i numeri siano davvero schiaccianti. Sì, esatto, è stata una bella campagna elettorale, intensa, tosta, dove non ci siamo risparmiati, abbiamo battuto tutto il territorio, passando dalle associazioni di categoria alla singola azienda. L'abbiamo fatto proponendo le nostre idee, il nostro programma di governo. Il tema dei temi è il caro energia, che abbiamo toccato in tutti gli appuntamenti che abbiamo avuto in questi giorni di campagna elettorale. È stata una bella vittoria anche personale in un territorio, insomma, che, da cui sono stata adottata, che io vivo ormai da 7 anni, e per me è una grande soddisfazione. Poter continuare a seguire gli aretini e anche i comuni che sono stati aggiunti al collegio, in più tutta la Toscana Sud, anche Grosseto e Siena. Ecco, nel risultato personale positivo c'è invece la debacle della Lega anche a livello toscano, ma anche a livello nazionale. Rischiate di essere un po' la stampella del governo Meloni, la leggete così o insomma come commentate questo risultato? No, è vero, un calo c'è stato ed è scritto, però noi non siamo la stampella di nessuno. Noi abbiamo fatto vedere al Paese che al governo l'abbiamo fatto con i decreti sicurezza di Salvini, l'abbiamo fatto con quota 100, l'abbiamo fatto con la legittima difesa, l'abbiamo fatto con il codice rosso, quindi siamo comunque un partito che sa governare, sa portare avanti i programmi che evidenzia ai cittadini, agli italiani, e quindi siamo pronti, con una percentuale bassa rispetto agli alleati, a Fratelli d'Italia, ma comunque in politica ci sono anche questi momenti. Noi abbiamo pagato lo scotto di entrare nel governo Draghi, l'abbiamo fatto con senso di responsabilità, non guardando i sondaggi, ma perché il Paese aveva bisogno anche della Lega, che ha bloccato una riforma del catasto che avrebbe aumentato le tasse agli italiani, ha bloccato la droga libera nelle mani dei nostri ragazzi e la cittadinanza facile. Noi vogliamo un Paese di regole, che gli italiani rispettino le regole e chi viene da fuori rispetti le regole, e questo è il nostro modo di operare. L'abbiamo fatto in tante realtà, governiamo 15 regioni, abbiamo tanti governatori di regione che sono ben noti a tutti gli italiani, questa è la Lega. Ecco, la legge elettorale ci consegna il nuovo Parlamento con una geografia, diciamo, un po' più complicata, soprattutto per chi viene eletto nei collegi. I territori aumentano, si allargano, quindi sarà ancora più complicato dare una risposta e una rappresentanza. Quali saranno le prime cose, ecco, le prime istanze che lei porterà in Parlamento? Ma allora, il tema dei temi ora è il caro energia, che è in cima alle priorità di tutti, perché le aziende rischiano veramente di chiudere, le famiglie non arrivano più a fine mese. Poi c'è un programma elettorale che passa dai temi del lavoro, quindi a una riduzione del costo del lavoro sia per le aziende che per i lavoratori. Il tema delle pensioni a noi caro, con quota 41, la sicurezza nel nostro paese, per noi sono importanti i decreti sicurezza Salvini, che hanno ridotto gli sbarchi in maniera notevole e hanno portato sicurezza nelle città. Tutti vediamo come l'utilizzo del taser, che era partito come una sperimentazione nei capoluoghi di provincia, ora si sta estendendo anche a piccole realtà ed è utilizzato ed è un deterrente per i criminali, per i delinquenti, ma è anche un aiuto per le forze dell'ordine, maggior sostegno alle forze dell'ordine, e poi tutti i temi a noi cari che porteremo avanti.